Buongiorno a tutti, sono Alessandro Bertucci, sono attualmente ricercatore a tempo determinato tenure track presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Parma, posizione che ricopro a partire dal settembre dello scorso anno in seguito a una chiamata diretta che l'Ateneo ha proposto sulla base del mio precedente ruolo di Marie Curie Global Fellow tra la University of California San Diego e l'Università di Roma Tor Vergata. Ed è proprio l'Università di Roma Tor Vergata, in particolare il gruppo del professor Francesco Ricci, dove ho realizzato il lavoro che oggi vi presenterò e che ho sottoposto all'attenzione del gruppo giovani della Società Chimica Italiana in candidatura al Premio Primo Levi 2020. Il lavoro, che è stato supportato dalla Fondazione Veronesi, si intitola Protein Control Actuation of Dynamic Nucleic Acid Networks by Using Synthetic DNA Translators, ed è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Angewandte Chemie. I temi centrali di questo lavoro sono i concetti di comunicazione, traduzione e informazione, che, come vi farò vedere, oltre che della nostra società, sono elementi cardine anche del mondo biologico. Comunicazione e informazione sono due elementi essenziali a livello molecolare. Trasmettere ed elaborare informazione nelle cellule viventi deriva infatti dalla costante comunicazione tra diverse biomolecole. Ad esempio, l'intera genetica si basa su continue interazioni dinamiche tra proteine, DNA ed RNA. Riprodurre artificialmente e controllare la comunicazione tra biomolecole ci permetterà di sviluppare nuove tecnologie per la medicina di precisione, da agenti terapeutici intelligenti a sistemi diagnostici per i marker di determinate malattie. Da questo punto di vista, le nanotecnologie DNA sono una potentissima forma di ingegneria molecolare. Infatti, tramite il preciso e specifico accoppiamento tra basi del DNA, è possibile programmare e controllare sistemi di acidi nucleici e quindi processare informazione chimica e biologica. Il tutto diventa però più complesso se vogliamo mettere in comunicazione sistemi che non parlano esattamente la stessa lingua, come ad esempio una proteina con sistemi sintetici a DNA o ad RNA o con altre proteine con le quali non vi siano relazioni dirette in natura. Ecco, in questo lavoro abbiamo cercato una possibile soluzione a questa sfida. Cosa abbiamo fatto quindi? Ci siamo focalizzati sui fattori di trascrizione, proteine che regolano il processo di trascrizione nelle cellule e sono in grado di riconoscere in maniera specifica un doppio filamento di DNA, e progettato dei traduttori capaci di convertire tale fenomeno in operazioni molecolari artificiali. Abbiamo sviluppato delle strutture dinamiche a DNA sintetico in equilibrio tra due conformazioni in cui sono incastonati sia il doppio filamento riconosciuto da un fattore di trascrizione, il binding domain, sia una porzione di DNA, il segmento indicato con la lettera A, parte di una sequenza che funge da input per una reazione di strand displacement. Lo specifico riconoscimento del binding domain da parte di un fattore di trascrizione sposta tutto l'equilibrio verso destra, cioè verso la conformazione in cui il segmento reattivo è disponibile e può innescare la reazione. È quindi la proteina, tramite la mediazione del traduttore, a comunicare con il sistema reporter e condurre un'operazione molecolare. In questo modo abbiamo ottenuto reazioni DNA controllate da due proteine di interesse biologico e oncologico, la Tata Binding Protein e il complesso MICMAX, e dimostrato che si possono condurre tali operazioni anche in maniera ortogonale, sviluppando un piccolo sistema binario 00100111 in cui gli input derivano dalla presenza o meno di uno specifico fattore di trascrizione. A questo punto abbiamo voluto fare un passo ulteriore e permettere ai nostri fattori di trascrizione di comunicare non più solo con circuiti DNA, ma anche con RNA e proteine, determinando di fatto un controllo sulla loro funzionalità. Nel primo caso abbiamo progettato un traduttore in grado di ripristinare il corretto folding di un RNA sintetico. Questo RNA, chiamato mango, una volta nella giusta conformazione, lega una piccola molecola e genera fluorescenza. È quindi la Tata Binding Protein in pratica a regolare la funzionalità del sistema dRNA. Infine abbiamo messo in comunicazione la Tata Binding Protein con la trombina, un enzima implicato nella coagulazione del sangue. Qui il traduttore va a rimuovere una struttura DNA che funge da inibitore della trombina, per cui è il fattore di trascrizione stesso, tramite la mediazione del traduttore, a regolare l'attività enzimatica della trombina in un processo di comunicazione artificiale tra le due proteine. Questo lavoro lascia quindi aperte tante possibilità. Traduttori di questo tipo possono essere progettati per diverse proteine in grado di legare sequenze specifiche di DNA o di RNA, e tante altre operazioni molecolari, più o meno complesse, possono essere immaginate e programmate per diverse applicazioni, dalla chimica analitica alla biologia sintetica alla biomedicina. Per concludere, ci tengo quindi a ringraziare ovviamente Francesco, che è stato il mio advisor in buona parte dei miei anni come postdoc, quindi tutti gli altri coautori di questo articolo, la Fondazione Umberto Veronesi per il supporto e il gruppo giovani della Società Chimica Italiana per avermi selezionato come uno dei finalisti del Premio Primo Levi di quest'anno.